impatto diretto su tutte le principali componenti dello sviluppo sostenibile: l'economia, la componente socio-demografica e la componente ambientale. Parlare di mobilità sostenibile quindi vuol dire non parlare solamente di bicicletta o di soluzioni tecnologiche avanzate, ma significa anche creare delle condizioni infrastrutturali, di rete organizzative, perché si possa migliorare l'efficienza energetica dei trasporti, ritagliando le sue specificità del territorio. In questo senso nel Veneto orientale ci sono alcune caratteristiche che sono comuni alle grandi aree urbane e gli interventi di più immediata realizzazione quindi sono sostanzialmente sulla stessa linea di quelli che vediamo in altre situazioni europee. La prima cosa è sicuramente razionalizzare la logistica. Un'azienda che rende più efficiente la propria logistica fa un favore a se stessa perché riduce l'incidenza di un'importante riduzione di costi, ma soprattutto fa un favore all'ambiente perché riduce l'inquinamento. Una seconda misura che potrebbe avere un impatto immediato sia sull'inquinamento che sui vantaggi economici è quella della metanizzazione del parco. Il gas naturale è il carburante più ecologico tra i carburanti tradizionali e presenta un significativo vantaggio di costo, specialmente per quanto riguarda le autovetture. Inoltre il gas naturale, anche se è una risorsa non rinnovabile, è ampiamente disponibile, esistono riserve accertate per oltre 40 anni a livello mondiale, ma soprattutto può essere con minimi accorgimenti surrogato dal biogas, che è invece una risorsa rinnovabile nel quale il Veneto orientale presenta delle significative potenzialità produttive. Non si può escludere quindi che da questo punto di vista, per quanto riguarda l'approvvigionamento di biogas, nel Veneto orientale si possa pensare a un'attività produttiva significativa. Naturalmente un altro aspetto importante è quello dei centri urbani e delle aree urbane in generale, affinché creino le condizioni per l'elettrificazione del parco vetture. La tecnologia oggi permette di pensare ad una mobilità elettrica a corto raggio, accessibile. Parliamo di un corto raggio per indicare un raggio di azione giornaliero che vuol dire 60-70 km, ampiamente sufficiente a coprire le fabbisogno di mobilità della maggior parte della popolazione in ambito di aree urbane. Naturalmente non bisogna dimenticare in conclusione i comportamenti individuali. Ognuno di noi può fare molto per la mobilità sostenibile semplicemente cercando di usare con razionalità i mezzi di cui dispone. E le città e le aree urbane possono fare molto con una corretta programmazione dei mezzi di trasporto urbani, dei mezzi di trasporto pubblici e una programmazione urbanistica che preveda lo sviluppo di questi ciclabili ed eventualmente anche la chiusura al traffico dei centri.